20 febbraio scorso la maggioranza del governo Letta ha approvato la riforma del finanziamento ai partiti. Basta finanziamenti pubblici diretti, dal 2017 si cambia musica. I contribuenti che lo vorranno potranno sostenere il loro partito attraverso il meccanismo del 2 per 1000 e attraverso donazioni dirette. La signora Fazzini è venuta fin qui al Senato a dissentire perché ha scoperto che fare una donazione ad un partito sarà fiscalmente più conveniente da parte di un contribuente che farla ad una onlus. Possibile? Lo abbiamo chiesto a Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, che insieme a Selle e Lega Nord hanno votato contro questa legge. Purtroppo è assolutamente vero, perché l'aliquota di detrazione che tu puoi portare come contribuente è la stessa, ma le onlus hanno un tetto massimo di 2.065 euro di detrazione, i partiti 30.000, quindi capisci che è molto più conveniente darla a un partito piuttosto che a qualcuno che invece lavora sul territorio a supplire quelle mancanze dello Stato, poi, perché questo fanno le onlus. Ho avuto bisogno in un periodo della mia vita dell'associazione. Se un cittadino trova meno difficoltà a dover far confluire soldi ai partiti rispetto che alle associazioni OSL, la legge si risponde da sola. A partire dal 2001-2002 i partiti hanno preso la cifra di 180 milioni di euro l'anno. Il governo Mario Monti dimezzò questa cifra, si passò da 180 a 90 milioni di euro. Ma grazie alla nuova legge, dal 2017, il finanziamento pubblico ai partiti sparirà del tutto. È una legge truffa, perché il finanziamento pubblico non scompare, cambia forma, cambia nome e diventa nascosto. Perché quando tu vai a dare delle detrazioni a chi dona al tuo partito, le vai a prendere questi soldi per andare a copertura delle detrazioni, le vai a prendere dalla fiscalità generale. Quindi dalla tasca dei cittadini. Ma torniamo alla domanda iniziale che la signora Fazzini ha posto alla politica. Ma perché donare ad un partito deve essere più vantaggioso fiscalmente rispetto ad una donazione fatta ad una qualsiasi onlus? Le nostre richieste sono naturalmente legittime, però se li mettiamo insieme è ovvio che noi si parte molto svantaggiati. Loro sono di un'associazione che combattono l'anoressia, la bulimia e tutto il resto. Su questo hanno ragione, perché non ha senso, e siamo anche intervenuti in modo critico. Alla fine il compromesso però è stato questo. Gliel'ho detto, sono due cose completamente diverse. Voi avete tutte le ragioni e naturalmente... Le ragioni non bastano. Non lo so, faremo in modo che in questa legislatura le possiate avere. I partiti sono equiparati sostanzialmente a qualunque altra onlus, con la differenza che c'è un limite massimo che invece per altre onlus non c'è. È convinta, signora? Poco sono convinta, perché fino ad oggi noi con difficoltà comunque proviamo a dare delle risposte che a volte istituzionalmente non vengono date. Ci facevano notare queste persone che per un cittadino dare al partito anziché di darla a una onlus diventa più conveniente con questa legge. Non le sembra un po' impropria? Io credo che il consenso dei partiti si debba misurare anche su un livello di partecipazione, di impegno finanziario da parte dei sostenitori. Sì, però perché rispetto a una onlus uno è, diciamo, deve dare ai partiti, così guadagna 14 volte in più, come legge? Dice lei, non è così. No, non lo diciamo solo noi, lo ricorda redattoresociale.it, come riportato al Corriere della Sera in un articolo a firma di Gian Antonio Stella. I donatori non sono stati messi sullo stesso piano. Dare denari ai partiti sarà 14 volte più conveniente che darli a una onlus. Allora possiamo chiederle soltanto perché dovrebbe essere più conveniente dare a un partito anziché alla onlus? So solo una cosa, che ho in cassa integrazione da una settimana 20 persone che hanno dietro figli, che hanno dietro situazioni drammatiche, stanno in cassa integrazione. Sono le onlus che si occupano del paese e aiutano. Però nei partiti ci sono persone che lavorano, no? Rischiano la cassa integrazione. Sì, e questo è un altro aspetto divertente, perché per loro è stato istituito con questa legge la cassa integrazione a vita. Quindi i lavoratori normali arrancano per vedersi riconoscere una cassa integrazione di 3 mesi, 6 mesi, verrà rinnovata, boh, non so, chissà. Loro invece, per come è scritta la norma, in questo momento hanno una cassa integrazione a vita, il vero reddito di cittadinanza. Lei lo sa che dare ai partiti è più conveniente che dare a una onlus? Perché questa contraddizione? Il nuovo governo...